23 maggio 1992, 23 maggio 2015, a 23 anni dall'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti della scorta, oggi al seminario vescovile di Mazara del Vallo, Padre Fiorino, nell'ambito del progetto Giusti di Sicilia, organizza un incontro dibattito sui beni confiscati alla mafia. Ne abbiamo parlato e approfondito il discorso con Piero Grillo, responsabile delle misure di prevenzione e sicurezza del Tribunale di Trapani. Siamo in un negozio, in un luogo dove sono esposti alcuni prodotti che sono stati sono il frutto dell'attività delle imprese sequestrate a realtà criminale, diciamo. Noi ci stiamo proponendo di dare alla cittadinanza, ai consumatori, il senso della legalità dei prodotti che vengono realizzati in queste aziende. Perché dovete sapere, i costi di produzione che sono sostenuti, per esempio, per produrre quest'olio che vi faccio vedere, non sono gli stessi che sono sostenuti nelle normali aziende, perché noi, quando abbiamo preso ad amministrare questi terreni e questo oleificio, abbiamo trovato che la raccolta era fatta con manodopera extracomunitari, pagati molto sottopagati, con una paga di fame. E invece noi abbiamo, siccome amministriamo secondo canone di legalità, abbiamo riconosciuto a tutti la paga contrattuale, abbiamo poi cominciato ad amministrare pagando i contributi, pagando le tasse, pagando senza inquinare, quindi senza immettere i sottoprodotti dell'olio nella falda acquifera. Evidentemente, quando ci siamo trovati a fare i conti, il costo, il prezzo che dovevamo praticare agli acquirenti si è rivelato un po' più alto. E allora il problema era o uscire fuori dal mercato oppure evidenziarlo, fare un marchio. Per esempio, questo olio esce come extraetico, per esempio, e qua dietro porta il logo che abbiamo fatto fare per i prodotti realizzati da beni sequestrati al Tribunale di Trapani. E così cerchiamo di promuovere una specie di consumo critico, e a poco a poco il mondo del consumo ci sta venendo dietro, perché già la Coop Lombarda ha consentito ad aprire i suoi banconi di vendita ai nostri prodotti. E ora questa bellissima iniziativa che fa capo al Vescovo e a Padre Fiorino qui a Mazara del Vallo. E qua chi vuole comprare tranquillamente, sapendo che dietro la produzione di questi prodotti c'è tutto in regola, tutto va bene, è tranquillo, perché acquista l'origano prodotto dalla Fondazione San Vito, le olive verdi prodotte dall'azienda questa di Campobello che abbiamo in sequestro, l'olio prodotto dai nostri frantoi. Questa è una prima un primo passo per cercare di trovare un nostro spazio, perché altrimenti competere con le imprese
che invece nel settore operano diversamente, per noi sarebbe difficile. Ecco, questo è il senso dell'iniziativa di oggi. Questa vostra iniziativa potrebbe essere di insegnamento nei confronti di chi, proprietario di impresa, come spesso succede qui in Sicilia, fatica ad avere un approccio legale al commercio? Certo, così è. Il problema è poi trovare dei consorzi, dei marchi sotto i quali riuscire poi a commercializzare il proprio prodotto, che magari potrà essere biologico oppure con il marchio di Addio Pizzo, non lo so. Ma, però tutto questo tende a far capire che la legalità può pagare, cioè non è detto che perseguendo solo delle logiche di distorsione del mercato si può guadagnare e sopravvivere. Noi cercando di rivolgerci ad una fascia di consumatori che fanno proprio questo ideale, cerchiamo comunque di superare questo gap, questo problema del costo, che viene tra virgolette detto il costo della legalità, che molto spesso porta alla chiusura delle imprese.